È incredibile pensare che molte delle scoperte archeologiche più sorprendenti siano state fatte per caso. Dalla libreria di Alessandria al maestoso Machu Picchu, vi racconteremo le affascinanti storie dietro a 10 straordinarie scoperte che ci svelano i segreti delle antiche civiltà. Se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale attivando la campanella e lascia un bel like prima di iniziare il video. Iniziamo subito. Il Serapeo di Alessandria. Nel 1850, l'archeologo francese Auguste Mariette fece una scoperta straordinaria: il Serapeo di Alessandria, sepolto per secoli. Questo complesso monumentale, con colonne imponenti, era una necropoli sotterranea per tori sacri. Si pensava che questi animali avessero il segreto dell'aldilà, o forse erano amati per la loro carne. Nonostante gli scavi durassero oltre un secolo, il motivo di questa sepoltura resta un mistero. Alcuni credono che fossero incarnazioni del dio Api, altri li vedono come simboli di fertilità. È una sorta di teoria del complotto con le mucche sacre. Sutton Hoo, il più sontuoso sito archeologico di tutta l'Inghilterra. Nel 1939, una donna di nome Edith Pretty ha appena acquisito la tenuta di Sutton Hoo. Un giorno incarica un archeologo locale di nome Basil Brown di fare qualche scavo. Dopo colpisce qualcosa di solido, ma una sepoltura di nave. Iniziano quindi gli scavi e trovano una gigantesca imbarcazione sepolta sottoterra. Al suo interno un tesoro degno di un re, letteralmente. I resti di un re e tutto il suo sfarzo. Monete d'oro, piatti d'argento, pietre preziose. Gli storici ritengono che Sutton Hoo fosse la tomba dei Wuffingers, la famiglia reale dell'Anglia orientale. La tomba di Tutankhamon. Adesso entriamo nella tomba più maestosa di tutti i tempi, il riposo eterno del re Tutankhamon. Dai sarcofagi dorati ai gioielli scintillanti, la tomba è come un tesoro sognato da un avventuriero. Particolarmente nota per essere stata scoperta intatta nel 1922 dall'archeologo britannico Howard Carter. All'interno della tomba furono rinvenuti straordinari tesori e manufatti funerari, tra cui il celebre sarcofago dorato del giovane faraone è considerata uno degli eventi più significativi nella storia dell'archeologia egiziana, poiché ha fornito un'eccezionale finestra sul mondo dell'antico Egitto e ha contribuito notevolmente alla comprensione della sua cultura e storia. Knossos. Knossos, la città dimenticata dal tempo, fu il fulcro della civiltà minoica su Creta durante l'età del bronzo. Scoperto nel 1878 da Arthur Evans, il palazzo di Knossos è stato il centro di un'antica civiltà cretese, la civiltà minoica. Evans ha condotto scavi estensivi nel sito, rivelando strutture complesse, affreschi e oggetti che hanno gettato luce sulla vita e la cultura dei minoici. Con le sue strutture imponenti, affreschi vividi e un'architettura avanzata per il suo tempo, Knossos è stato il centro pulsante di un'epoca dorata. Ancora oggi, i suoi corridoi e cortili raccontano storie di potere, di religione e di vita quotidiana di un popolo dimenticato, lasciando ai visitatori un retaggio di meraviglia e ammirazione per un passato glorioso. Machu Picchu, il leggendario sito degli Inca, è stato riscoperto nel 1911 da Hiram Bingham. Costruito nel cuore delle Ande intorno al 1400, Machu Picchu è un capolavoro di ingegneria, con le sue terrazze perfettamente costruite e un sistema di gestione dell'acqua così avanzato per l'epoca che ancora oggi lascia gli archeologi stupefatti. Tuttavia, ciò che rende Machu Picchu veramente affascinante è il suo enigma. Perché è stato costruito e quale era il suo scopo? È stata una roccaforte militare, un rifugio per la nobiltà o un luogo sacro di culto? Le ipotesi sono molte, ma il mistero persiste, alimentando la curiosità di migliaia di visitatori ogni anno. È davvero un luogo magico, tanto che è stato nominato una delle 7 meraviglie del mondo moderno, un tributo alla sua bellezza eterna e al suo fascino senza tempo. La Biblioteca di Alessandria. Celebrata come una delle più leggendarie della storia, al suo interno si trovano preziosi rotoli e libri che rappresentavano una ricchezza di conoscenza. Nel 2004, un gruppo di ricercatori dall'Egitto e dalla Polonia fece una scoperta sconvolgente: i presunti resti della Biblioteca di Alessandria. Questo luogo non era solo esteticamente bello, ma era il simbolo stesso della conoscenza dell'antichità.
un punto di incontro per intellettuali e studiosi. Durante il regno dei Tolomei in Egitto, l'ossessione per la raccolta e la conservazione del sapere era palpabile. Si diceva che ogni libro che giungeva al porto venisse confiscato e copiato per la collezione della biblioteca. Si racconta che tra questi manoscritti si celassero le opere di grandi pensatori come Socrate, Platone e Aristotele. Ma la fiaba ebbe una fine crudele. La biblioteca fu distrutta e, sebbene la colpa cada principalmente su Giulio Cesare, vi è speculazione anche su un incendio devastante. La tragedia della sua distruzione continua a echeggiare attraverso i secoli, un monito della fragilità della conoscenza umana. Tikal è una città maya precolombiana, una sorta di parco a tema storico con palazzi, monumenti e antichi templi che ti lasceranno senza parole. È stata una delle città più potenti del mondo maya, con oltre 100.000 abitanti che vivevano felicemente lì. I suoi templi e piramidi, costruiti con calcare e stucco, sono decorati con intricati intagli e sculture dai vivaci colori. Tikal si distingue anche per il suo intelligente design urbano, che massimizza lo spazio e le risorse per un movimento facile e una gestione dell'acqua efficiente. La città, tuttavia, è stata costruita in una giungla densa, il che solleva la domanda su perché i Maya abbiano scelto un terreno così difficile. Tikal è anche un paradiso per gli amanti della natura, con una ricca varietà di fauna selvatica. Ma la sua storia si conclude in modo misterioso. Nel X secolo d.C. la città fu abbandonata, lasciando ancora oggi interrogativi senza risposta. Göbekli Tepe, un antico sito di straordinaria bellezza, è caratterizzato da imponenti megaliti e un'origine avvolta nel mistero. Costruito circa 10.000 anni fa, è uno dei primi esempi di architettura monumentale al mondo, precedendo persino antichi monumenti come l'Egitto e Stonehenge. Le incisioni dettagliate sulle pietre e la loro disposizione intricata testimoniano di abilità straordinarie, soprattutto considerando che sono state realizzate senza l'ausilio di moderni strumenti. La scoperta di questo sito da parte del team di ricercatori delle università di Istanbul e Chicago è stata un evento entusiasmante. Tuttavia, dopo circa 1500 anni di utilizzo, il sito è stato misteriosamente abbandonato, suscitando interrogativi sulle ragioni di tale decisione. La mummia congelata. La Siberia non è solo nota per il freddo, ma anche per le mummie congelate degli antichi guerrieri sciiti, risalenti a oltre 2000 anni fa. Nel 2003, gli archeologi russi hanno fatto una scoperta straordinaria nelle montagne dell'Altai. Resti umani incredibilmente conservati, che sembravano appena deceduti. Gli sciiti, che abitavano un ambiente selvaggio e ostile, combattevano con una ferocia che avrebbe impressionato anche i più valorosi guerrieri. L'analisi dei resti ha fornito dettagli sul loro stile di vita, abbigliamento e strategie di combattimento, comprese pratiche chirurgiche primitive eseguite sul campo di battaglia. Un aspetto affascinante è la sepoltura di un guerriero insieme a due donne, una delle quali potrebbe essere stata una figura spirituale. L'Acropoli di Atene. Conosciuta come il tesoro della Grecia, è un simbolo di grandezza e magnificenza. Risalente al V secolo a.C., durante l'età dell'oro di Atene, questo sito fu il cuore pulsante della vita religiosa e culturale della città. Costruita interamente in marmo di Pentelico, estratto nelle vicinanze, l'Acropoli è famosa per la sua bellezza e la sua resistenza nel tempo. Il suo edificio più celebre, il Partenone, è un capolavoro di architettura classica, con 46 colonne imponenti che creano un'atmosfera di simmetria ed equilibrio. Nonostante la sua storia travagliata, l'Acropoli rimane un monumento alla genialità e alla tenacia degli antichi greci. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!